la legalità? Perché la legalità paga, forse non nel periodo immediato, nel breve periodo, ma sicuramente paga nel lungo periodo. Ed evita il rischio che la illegalità invece abbia il sopravvento e che la regola legale si trasformi in regola di ogni giorno, ricevendo quella illegale. Lo sviluppo è legato sicuramente al rispetto della legalità, e quello che si è compreso nel momento in cui ci siamo soffermati, ormai ci si sofferma nel contrasto alle organizzazioni criminali, sull'esigenza che i patrimoni illeciti vengano confiscati con provvedimenti ablatori, perché si è compreso che il mercato è alterato dalla regola illegale. E quindi per ritornare ad un riequilibrio del mercato, e solo questo può portare sviluppo, è necessario ritornare ad un rispetto della legalità. Senza legalità non si va avanti. Quindi la legalità non va predicata, va praticata, e questo probabilmente anche la scuola in questo ha le sue responsabilità e soprattutto un ruolo strategico. La scuola ha un ruolo decisivo nell'istruire la legalità. La scuola ha un compito importantissimo nella formazione dell'individuo. E gli insegnanti ne sono consapevoli, e bisogna andare a proseguire su questa linea di riscoperta della legalità e dell'istruzione come valore fondamentale. In cattedra per la legalità, il procuratore distrettuale antimafia Cataldo Motta ha incontrato gli studenti dell'Istituto Superiore Antonietta De Pace di Lecce per ribadire il forte impegno dello Stato e della società civile contro le mafie e ogni forma di violenza. Ad accompagnarlo due vigili del fuoco e Tommy, un adorabile investigatore a quattro zampe. È stato proprio lui a trovare fra le macerie il corpo di Michele De Matteis, l'attentatore che nell'agosto 2011 appiccava fuoco ad un negozio a Lecce, perdendo la vita nell'esplosione. Come forse avrò detto l'anno scorso, io da questi incontri sono io che traggo risultati e traggo forza più che voi, ne esco pienamente gratificato, ma poi ogni tanto mi vengono i dubbi, ve lo dissi l'anno scorso, e la sera quando vado a letto dico: ma servirà, non servirà, è utile. Ad accoglierlo la preside Giuseppe Antonacci, la professoressa Daniela Conte, i docenti e tanti studenti che hanno gremito l'auditorium dell'istituto. Ripartiamo con la cultura della legalità, ha affermato Motta, per dare fiducia ai giovani e aiutarli a non cedere alle lusinghe del denaro facile, magari anche solo per avere un telefonino alla moda, ad avvicinarsi alle associazioni delinquenziali e rimanere poi stretti nelle loro trappole. Criminalità e usura si infiltrano nel tessuto economico impossessandosi delle imprese, vittime delle loro estorsioni. Ma non solo, offrono posti di lavoro nell'illegalità, traendone vantaggio economico e consenso sociale. L'azienda, in quel caso l'impresa mafiosa, non nasce mafiosa, è un'impresa, normalmente, secondo quello che accade normalmente, è un'impresa che si è trovata ad un certo punto della sua vita imprenditoriale, della sua vita commerciale, in difficoltà, e si è rivolta, perché queste poi con l'inabissamento delle attività, queste sono le attività principali, si è rivolta ad un'organizzazione criminale per avere dei soldi, del denaro ad usura. Naturalmente, avviato il meccanismo dell'usura, è inarrestabile ed è un meccanismo al quale non si riesce a fare fronte, perché l'usuraio pretende degli interessi altissimi e la somma, sostanzialmente, per quello che accade generalmente, viene raddoppiata ogni mese. Risulta fondamentale un attivo raccordo fra magistratura e insegnamento. Il diritto all'istruzione, sancito nella nostra Costituzione, affida alla scuola l'indispensabile compito di fornire gli strumenti per comprendere la società e le sue regole, la partecipazione democratica, il confronto e la valorizzazione del ruolo operoso, libero e civile del cittadino. Il tema della violenza è drammaticamente crescente e vede vittime specialmente le donne, anche attraverso nuove forme come lo stalking, un fenomeno sociale allarmante e in costante aumento. Spesso alla base c'è un rapporto d'amore che si trasforma in brutalità. I sentimenti diventano azioni di intimidazione e sfociano in comportamenti violenti. Come si sono isolati?
Al termine dell'incontro gli studenti si sono confrontati con il procuratore Motta ponendo domande su criminalità e droga, sul ruolo delle donne nei clan, sulle misure di detenzione e i motivi che spingono i giovani a compiere dei crimini. Prima di andare via, il procuratore ha ringraziato gli allievi del De Pace per la bellissima lettera ricevuta l'anno scorso dopo la sua visita nei giorni immediatamente seguenti all'attentato di Brindisi che causò la morte della studentessa Melissa Bassi. Sono io che traggo forza e arricchimento, ha concluso Motta. Da questi incontri ne esco gratificato perché a voi, adulti di domani, spetta il compito di costruire una società migliore.